ho il piacere di lavorare presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Monopoli e quindi mi occupo di patologia clinica e a livello di patologia clinica noi facciamo esami di laboratorio e quindi molto spesso ci capita anche di fare dei check-up. Allora, prima di tutto io non parlerò di patologie che uno può avere, perché se uno ha una patologia e sa di che cosa soffre, sa anche che esami di laboratorio deve fare, quali esami strumentali deve fare, perché ha un medico che gli consiglia che cosa fare. Quindi io parlerò di cosa può venire in mente una persona che pensa di essere in buono stato di salute per vedere a che punto è appunto la sua salute. E allora viene consigliato di fare un check-up. Allora, il check-up è una parola inglese che vuol dire in generale controllo. Quindi il check-up medico è un controllo medico. Quindi cosa vuol dire voler fare un check-up medico? Vuol dire controllare in generale il proprio stato di salute, effettuandolo questo controllo attraverso una serie di esami di laboratorio e strumentali. Quindi dove si può effettuare un global check-up, un check-up totale, no? Per il nostro controllo. Allora si può effettuare in strutture sanitarie pubbliche e anche private ed è il modo più semplice di fare una prevenzione personalizzata. Quindi quando è necessario e perché dobbiamo fare un check-up? Allora, fare analisi cliniche ed esami strumentali è importante per la prevenzione nei confronti di eventuali patologie che magari non sappiamo di avere. Per almeno comunque due ragioni fondamentali. La prima, per migliorare la prospettiva e la qualità della vita, perché grazie alla prevenzione diventa più facile combattere alcune malattie altrimenti difficili da sconfiggere. Seconda ragione, è una ragione economica. La prevenzione fa risparmiare sia noi che il sistema sanitario nazionale. Quanti soldi purtroppo vengono spesi per curare malattie che si sarebbero potute prevenire? Quindi è proprio grazie alla prevenzione che oggi, usufruendo della medicina moderna, si può puntare, oltre che alla più lunga aspettativa di vita, alla qualità della stessa e al benessere globale. Allora, cos'è questo check-up? È il modo più semplice, rapido ed economico per tenere sotto il controllo come una lente di ingrandimento, il nostro stato di salute. Però attenzione, questo controllo va indirizzato su due vie. Intanto bisogna distinguere a seconda del sesso e a seconda dell'età del soggetto. Ora io qui non parlerò né di nessuna età estrema, quindi non parlerò né di bambini né di anziani. Parlerò della persona che ha una età media. Allora partiamo dall'uomo. Analisi di laboratorio per l'uomo. Attenzione, signori uomini. Comprendono semplici esami ematochimici. Ematochimici vuol dire chimica del sangue, da effettuare ogni anno, salvo diversa indicazione medica, lo dicevamo prima, se uno ha una malattia già conosciuta sa precisamente quando e come fare gli esami di laboratorio. E qui ve ne ho elencati un tot, di cui non vi starò a spiegare il significato di tutti, perché se qualcuno lo vuole sapere me lo viene a chiedere, ma di due o tre vi darò qualche ragguaglio. Allora abbiamo da fare l'azotemia, l'uricemia, la creatininemia, il colesterolo totale HDL, LDL, glicemia, bilirubinemia, transaminasi, fosfatasi alcalica e prostatica, perché stiamo parlando dell'uomo, proteine sieriche, emocromo, VES, esame completo delle urine. Su qualche cosa di questi, su qualcuno di questi mi voglio un attimo fermare. Allora, quale sarebbe quello di cui vorreste sentir parlare un pochino più approfondatamente? Io scommetto che lo so. Prostatasi alcalina e prostatica e poi un altro un po' più generico? Il colesterolo, sì. Perché il colesterolo è così importante da tenere sotto controllo? Vediamo, qualcuno lo sa? Perché?
Non ho sentito. Ecco, il colesterolo è un grasso che viene trasportato dal sangue e naturalmente ha una caratteristica, si va a depositare, se è in quantità elevata, sulla parete interna dei vasi arteriosi, provocando la cosiddetta malattia ateromasica o aterosclerotica. Ora, questo deposito all'interno dei vasi provoca il restringimento degli stessi e quindi chiaramente il flusso del sangue viene ad essere diminuito e si può andare incontro a, se diventa molto importante questo restringimento, a problemi di infarto non solo del miocardio, cioè del cuore, ma anche del cervello, ma anche dell'intestino e di ogni organo. Non pensiate che quando si parli di infarto si parli solo dell'infarto del miocardio. L'infarto vuol dire blocco dell'afflusso di sangue, quindi blocco dell'afflusso di sangue può avvenire in qualsiasi organo, sempre di infarto si parla. Ora, il colesterolo è un grasso e voi sapete che i grassi hanno una caratteristica che non si sciolgono nell'acqua, quindi devono essere trasportati attraverso l'organismo da delle lipoproteine, che sono chiamate lipoproteine o apoproteine. Però due di queste sono importanti, HDL e LDL, i cosiddetti colesterolo, no, qual è quello buono? L'HDL? E quello cattivo? Ecco, quindi qual è dei due secondo voi che dovreste trovare in maggiore quantità perché ci sia un buon metabolismo del colesterolo? Allora il primo è quello buono cosiddetto, il secondo è il cattivo, qual è quello di cui dobbiamo avere maggiore quantità nel sangue? Colesterolo HDL, benissimo. Poi vogliamo parlare un attimo, e qui non voglio soffermarmi di più perché poi il tempo è quello che è, dell'emocromo. Che cos'è l'esame, l'emocromo? Vediamo. Chi ha qualche idea? Allora, emocromo vuol dire andare a vedere le cellule che hanno un pigmento nel sangue. Emocromo. Citometrico vuol dire misurare, l'emocromo si chiama anche esame ematocitometrico, perché si va a misurare la quantità di queste cellule. Allora, nel sangue ci sono i globuli bianchi o leucociti, i globuli rossi, o eritrociti e le piastrine, e questa è la parte corpuscolata. Poi abbiamo il siero e poi abbiamo naturalmente tutta la parte che si riferisce al volume del globulo rosso, e cioè l'ematocrito, cioè la concentrazione di emoglobina e l'emoglobina stessa. Perché è importante andare a vedere com'è il nostro emocromo? Perché così possiamo vedere se per caso siamo anemici. Anemia vuol dire diminuzione di globuli rossi nel sangue, e questo può essere dovuto a qualche patologia o anche ad una alimentazione scorretta. Vediamo di cosa possiamo parlare. Esame completo delle urine. Delle volte l'esame delle urine viene un po' sottovalutato, no? Perché sembra quasi non tanto importante, no? Tutte le secrezioni e le escrezioni del nostro organismo delle volte non è che fanno tanto piacere, no? Neanche da portare in laboratorio. Io vedo alcune persone che quando arrivano con il loro boccettino è incartato con 7-8 fogli di carta, come che non dovessero certamente far vedere, ecco, ma è normale, no? È una cosa normale. In tutti i casi, l'esame delle urine, insieme agli altri esami di laboratorio, è importante perché analizza le caratteristiche chimiche e fisiche dell'urina e quindi del relativo sedimento. Quindi patologie a livello dei reni o delle vie urine possono essere messe in evidenza da un esame delle urine errato. Errato nella sua composizione, naturalmente, e poi l'esame urine serve anche per andare a vedere tracce di sostanze tossiche o di farmaci assunti di recente. Molto spesso nel nostro laboratorio arrivano le urine di alcuni pazienti che in seguito ad un incidente stradale hanno fatto danno a sé e agli altri, e noi dobbiamo fare, alla presenza dei vigili e della polizia, l'esame tossicologico delle urine. Perché dobbiamo vedere se il paziente ha assunto delle droghe. Ok, bene. Su questo non voglio prolungarmi di più perché altrimenti staremmo qui veramente fino a domani sera, ma io questo non lo voglio, e andiamo avanti. Esami strumentali utili per la visita di base dell'uomo. Allora, audiometria, esame audiometrico. Sapete, molto spesso dopo i 50 anni, sapete perché ci si accorge che ci si sente meno? Allora, perché
è una sensazione, non è molto soggettiva, ma in realtà c'è una diminuzione dell'udito. Poi naturalmente misura della pressione arteriosa, naturalmente almeno una volta all'anno fino ai 40 anni, due volte l'anno dopo i 40 anni. L'RX del torace, cioè la radiografia dei polmoni, dove lì si può vedere anche il cuore e i grossi vasi come l'aorta. Una volta ogni due anni, ogni anno dopo i 50 anni, soprattutto se sono fumatori o ex fumatori. La spirometria è un esame che serve per andare a calcolare la capacità volumetrica del polmone e bisogna farla almeno una volta in età adulta, ma da ripetere ogni due anni, come detto sopra, se si parla di fumatori o ex fumatori dopo i 50 anni. Visita oculistica e fondo dell'occhio. Il fondo dell'occhio, sapete, si chiama anche fundus oculi, io ho scritto un po' alla latina e un po' in italiano, e niente, si vede il microcircolo, ed è l'unica parte dell'organismo umano dove noi vediamo precisamente come funziona il microcircolo, cioè il circolo piccolo dove noi vediamo le alterazioni che possono essere dovute al diabete o ad altre malattie sistemiche dell'organismo. Ecco perché è importante fare il fondo dell'occhio e soprattutto quando si è affetti da forte miopia. Visita medica generale, quella una volta all'anno, anche se si è in buona salute, la può effettuare il vostro medico di famiglia. Per l'uomo dopo i 45-50 anni, altri esami mirati, quali il PSA, ricerca del sangue occulto nelle feci, se qualcuno vorrà sapere meglio che cos'è glielo dirò, visita urologica di base. Per la donna c'è da aggiungere a tutto ciò che abbiamo detto prima, il PAP test, cioè il cosiddetto test di Papa Nicolao, che è quello per la prevenzione del tumore della cervice dell'utero. Ecografia mammaria e pelvica, dopo i 40 e 45 anni, mammografia, ricerca sangue occulto nelle feci, come abbiamo detto prima, ecodoppler venoso degli arti inferiori e la MOC, che è la mineralometria ossea computerizzata, cioè che va a vedere lo stato minerale delle ossa per prevenire l'osteoporosi che avviene soprattutto nella menopausa. Per la prevenzione del sistema cardiovascolare, l'ECG di base da sforzo, ecocardiogramma, eccetera, eccetera, l'Holter nel caso si abbiano problemi di pressione e anche di frequenza cardiaca. Esami specifici per il gastroenterico sono sempre la ricerca del sangue occulto feci, colonoscopia e gastroscopia. E poi questo ve lo voglio dire. Il melanoma è un pericoloso tumore della pelle che deriva dalla degenerazione dei nei. I nei a rischio si presentano di solito di forma asimmetrica, a margini poco netti e regolari, con più colori al loro interno e hanno un diametro che supera di solito i 5 mm. Ora, i nei si possono mappare, andando a vedere dove sono e quindi nel caso siano pericolosi si possono e si devono asportare. Chi sono le persone più affette da queste patologie? Certamente le persone di carnagione chiara, con capelli biondi o rossicci e comunque che hanno più di 50 nei sul corpo. Dove vanno ricercati? Un po' in tutto il corpo, non dimentichiamo, intorno ai genitali, sotto la pianta dei piedi, dove di solito non si va a cercare, sui glutei e nelle donne sotto la plica dei seni. Due secondi per la sindrome metabolica. Voi sapete che la sindrome metabolica è un argomento di cui si parla spesso ed è un insieme di sintomi. Sindrome vuol dire insieme di sintomi. La sindrome metabolica non è una malattia, ma è l'insieme di più problemi. Se una persona ha più di questi tre problemi insieme, che sono la adiposità addominale, i trigliceridi elevati, bassi livelli di colesterolo buono, pressione arteriosa e glicemia elevata, e allora se ne ha più di tre, quello ha la sindrome metabolica, anche se si sente in buona salute. Quindi andando velocemente a concludere, in Italia aumenta dal nord al sud di più nelle donne dopo i 60 anni. Per prevenirla, esercizio fisico, alimentazione adeguata e migliore quindi stato della salute. Le regole 10 d'oro per vincere la sindrome metabolica, ridurre il peso corporeo, mantenersi naturalmente in buono stato di salute mangiando pochi grassi di derivazione animale, consumare frutta e verdura tutti i giorni, limitare il consumo di zuccheri, non consumare bevande alcoliche, limitare il consumo di sale, praticare almeno 30 minuti di attività fisica al giorno e rispettare le prescrizioni del medico. E buona salute a tutti.